contribuire a questa iniziativa? Ma questa iniziativa intanto tende a togliere le persone anziane da casa, farle muovere, farle venire in palestra, farle socializzare e farle muovere secondo certe direttive di educazione fisica che i nostri insegnanti, ovviamente data la loro professionalità, hanno. Questo fa sì che ovviamente, oltre agli aspetti socializzanti, gli aspetti motori alleviano un po' quelle che sono le patologie minime per quanto riguarda piccoli dolori articolari e quant'altro. Questo, la Regione Toscana ha riconosciuto questo grande privilegio e quindi incentiva questa attività. C'è un protocollo d'intesa tra noi ed altre associazioni con la Regione apposta per incentivare questo tipo di attività. Sono molti gli anziani che vi partecipano? Allora, nella provincia di Grosseto sono circa 1.800. Abbiamo circa 60 corsi in tutta la provincia. Quando parlo di tutta la provincia parlo da Montieri, Boccheggiano, Amiata, Capaglio, Grosseto, Fornonia, Catero, tutto. E più abbiamo 5 corsi della stessa attività che facciamo in piscina. Costi molto bassi. I costi sono quelli stabiliti dalla regione, che possono essere da 2 euro a lezione a 2,50 euro a lezione. Che cosa in particolare gli anziani vengono a fare qua? Si socializza oltre che a fare allora, attività motoria? Questa è, come dire, la punta dell'iceberg, perché chiaramente gli aspetti motori, come abbiamo detto, sono importanti per la salute, però molte persone di queste che vengono in palestra sono anche persone sole e quindi trovano un modo di socializzare e poi insieme a questa attività la WISP gliene promuove altro intorno, dal burraco alla pittura, al ballo, e quindi è un modo per stare dentro la società a pieno titolo e quindi socializzare e non sentirsi nessuno. Insomma, motivo d'orgoglio, Presidente. Sì, un motivo d'orgoglio per la WISP che, come dire, ha iniziato 40 anni fa, quando vedevano uscire le donne di casa con le scarpe che allora si chiamavano da tennis, donne di 70 anni, gli altri le prendevano in giro, cioè dove vanno queste lì. Oggi fortunatamente questa cultura ormai è passata, per donne e uomini di età avanzata, come si vede in questo corso, vengono in palestra perché hanno capito gli aspetti positivi.